Buonasera a tutti, oggi abbiamo voluto incontrare qui in una piccola comunità lucana, la comunità di Ginestra, la sindaca Fiorella Pompa, una comunità virtuosa che ha saputo adoperarsi anche e soprattutto in un periodo così difficile come la pandemia. Sindaca, innanzitutto buonasera. Primi mesi di mandato per l'amministrazione comunale del comune di Ginestra. A TG7 Basilicata abbiamo voluto fare il punto con il primo cittadino per gli interventi messi in campo e le iniziative da programmare per il 2022. Buonasera e benvenuti ovviamente a Ginestra. Sì, siamo i primi mesi, questi sono i primi mesi del secondo mandato, vero? Un mandato diciamo iniziato già con la pandemia che ci ha portato ovviamente a delle situazioni un pochino diverse da quelle scorse. Meno male che il virus è contenuto ovviamente nei sintomi e quindi speriamo che passi presto. Sì, un nuovo mandato, abbiamo ovviamente un programma nuovo, un programma diverso, però ovviamente sempre nella continuità di quello che è stato il mandato precedente. Quindi parleremo molto in questi anni di PNRR perché è quello che ormai che fa parte della quotidianità di tutti gli enti comunali e noi faremo di tutto ovviamente per partecipare ad ogni singolo bando che sia il governo regionale che il governo centrale proporranno nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il sociale, Sindaco, si vuole soffermare sul sostegno e l'avvio di numerose attività messe in campo dalla sua comunità, anche in collaborazione con associazioni, enti. I cittadini hanno risposto bene. Certo, diciamo che in una piccola comunità bisogna fare un po' di tutto, bisogna creare anche movimento e noi ce l'abbiamo messa tutta. Devo dire che probabilmente anche questo nostro impegno ha fatto sì che vincessimo di nuovo le elezioni, ovviamente questo rapporto di fiducia che si è innescato con la cittadinanza di Ginestra. E sì, noi abbiamo lavorato tanto con le associazioni, abbiamo lavorato tanto sulla cultura, abbiamo lavorato, cioè Ginestra l'abbiamo fatta diventare un piccolo borgo, un salotto culturale, diciamo, dove hanno recitato delle poesie, abbiamo visto tanti personaggi come Michele Placido, come Mogol, che ci ha fatto ovviamente, è stato qua e ha rappresentato una serata bellissima. Sì, abbiamo ovviamente creato il Borgo dei Sapori, che è un percorso enogastronomico notevole che veramente era arrivato all'apice del suo successo, però poi con la pandemia abbiamo un attimo dovuto rivedere tutto e speriamo ovviamente che in futuro ritorni tutto nella normalità e riprendiamo, perché noi siamo già pronti a ripartire anche con i laboratori sulle erbe officinali, siamo pronti a ripartire con le scolaresche, siamo pronti a ripartire ovviamente con tutto quello che le associazioni o chi vorrà proporci accoglieremo con molto piacere. Allora, Sindaco, abbiamo parlato di cultura, di inclusione, di scuola, di progetti. Vediamo un po' anche sul fronte delle opere pubbliche cosa è stato fatto e cosa è in previsione per questo 2022. Allora, le opere pubbliche, diciamo quelle che sono state fatte, sono state tante. Ovviamente abbiamo dato una nuova luce all'edificio scolastico, che è l'ultima opera che abbiamo consegnato prima della fine dell'altro mandato, però abbiamo rifatto comunque marciapiedi, abbiamo dato nuova luce anche alla villetta dei caduti di guerra, abbiamo riqualificato diciamo in tutto il cimitero dall'ingresso anche alla sistemazione interna dei viali, e tanto sarà ancora fatto nel cimitero, ma tanto sarà fatto ancora sulle strade, perché partiranno a breve i lavori di rifacimento stradale di via Francesco Jura, della parte antistante alla scuola. Continueremo ovviamente nella sistemazione dell'edificio scolastico con la palestra e la sala multimediale, che è già quasi pronta. Però ovviamente abbiamo avuto già molti finanziamenti,
alcuni che fanno già parte del PNR, sono la riqualificazione ovviamente delle case comunali, dare rimovita a questi nuovi alloggi. Abbiamo avuto un altro finanziamento che riguarda le aree verdi e quindi daremo ovviamente vita all'orto botanico, perché alla fine ci mancano ancora delle cosine per poter ripartire e farlo ovviamente in maniera notevole. Devo dire che gli interventi sono tanti e talmente strutturati da farle davvero i complimenti. Una domanda mi sorge un po' spontanea. Lei ha il suo secondo mandato. Qual è, secondo lei, l'aggettivo che ha rappresentato meglio questa sua conferma? Fiducia, lavoro, serietà? Qual è l'aggettivo che la contraddistingue e che ha portato i suoi elettori a riconfermarla? Guarda, probabilmente forse un po' tutti, perché la gente si è trovata in 2 anni di pandemia dove davvero si è rivolta al comune, si è rivolta al sindaco, si è rivolta alla giunta comunale, all'amministrazione, e noi non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto. Ho sempre dichiarato che il comune deve essere un punto di pronto soccorso e così lo è stato per tutti i cittadini. E devo dire che probabilmente loro si sono proprio fidati di noi, ci hanno proprio accolto nelle loro case. Infatti anche durante la campagna elettorale ho proprio vissuto questo momento, questa fiducia che la gente mi trasmetteva, proprio questo piacere, ecco, la gente è stata fiduciosa, ha creduto in noi. Però diciamo che noi non ci siamo mai tirati indietro, ci siamo sempre messi a disposizione di tutti, e penso che in una piccola comunità questo deve essere fondamentale. Una curiosità: in genere ognuno di noi si prefigge degli obiettivi. Penso che il sindaco sia il massimo responsabile di tutti gli obiettivi che una macchina amministrativa debba portare avanti. C'è qualcosa a cui lei teneva in particolare che non è riuscita ancora a concretizzare? No, diciamo che la maggior parte dei progetti li abbiamo realizzati. Adesso quello che è il mio obiettivo ovviamente è non far chiudere la scuola, perché come sapete la Regione Basilicata sta perdendo gli alunni e i paesi piccoli sono quelli che subiranno prima ovviamente questa perdita. Io mi auguro che riusciamo a fare un progetto nuovo, un progetto dove riesca a, ovviamente la scuola di Ginestra riesca ad attirare nuove iscrizioni. Me lo auguro, infatti nei prossimi giorni cercherò anche di contattare il dirigente scolastico e di parlargli di queste nuove attività che inseriremo nel mondo scolastico di Ginestra. Speriamo bene, altrimenti questi paesi sono veramente in via di estinzione, perché siamo proprio pochi e ovviamente non ci sono né nascite né matrimoni, come ben sappiamo tutti. Non è una storia che riguarda solo Ginestra, ma un pochino tutta la Basilicata, tutto il sud d'Italia, se non l'intera nazione. Un'amministrazione che punta appunto sulla scuola, sui servizi, ma anche sulle tematiche importanti come l'ambiente e anche il contesto urbano. Quindi c'è ancora speranza, si può ancora lavorare. Sicuramente sì, perché ad esempio adesso noi lavoreremo per quella che sarà l'agenda 2030, lavoreremo per l'ambiente, lavoreremo sulla scuola, lavoreremo su tutti i settori che ovviamente rispetteranno l'agenda 2030. Questo è quanto, quindi penso che nei prossimi mesi questa amministrazione lavorerà sodo proprio per portare avanti tutto ciò che ci viene permesso. Un'ultima domanda e poi la lascio agli suoi impegni istituzionali. Prima dell'estate, quali sono delle attività in programma a cui vuole dare appuntamento ai telespettatori? Allora, prima dell'estate stiamo mettendo su molte attività sportive, queste proprio in modo da consentire ai ragazzi che hanno avuto di nuovo questa fase un pochino di stallo di riprendere in mano la vita attraverso l'attività sportiva. Programmi dal punto di vista culturale: avremo sempre i nostri salotti culturali con delle poesie, con teatro. Adesso metteremo subito dopo il bilancio, metteremo su ovviamente un calendario di eventi e là poi pubblicizzeremo ovviamente nei prossimi mesi.
Una comunità virtuosa e da quale prendere esempio. Noi le auguriamo buon lavoro e sicuramente continueremo a seguirla, così come i nostri telespettatori, e le facciamo un buon augurio e un buon lavoro. Grazie. Grazie.